Tio Radio Ostro appuntamento pestilo Guillaume Mustazer in un paese di Tola. Indu emu da ritro a Stefan Poli che ci aspetta qui su due invitati. Salute o Stefan, tocca a voi. Buonasera Marianne e buonasera a tutti. Io l'ho detto, siamo stasera in un paese di Dora, in Awali di Ubrunelli. Qui c'è un paese che conta un'Argentina di abitanti all'anno. Assai di più di stato, ma questo è la mia particolarità di paesi grossi, quasi tutti i paesi grossi che so come questo. Allora, per parlare con noi di questo paese, stasera abbiamo due invitati. A principio per Lisa Salini, che è presidente di la Soggio, di Antutu Dink, buonasera a voi. E Jean-Baptiste Salvatori, che è aggiunto a Umere, buonasera. Buonasera. Allora, buon principio per voi, Lisa, una domanda faccio le principia. Voi fate un passo bene tra Parigi e Tola. In paese come si passa la vita? Si sta bene qui in paese? Allora, si sta bene, soprattutto di stati. Il primo investimento della mia vita è stato una casa in paese. Giusto appunto per stare bene, anche d'inverno, per una amica ovretta e tutto, aiutava i lavori, perché è la mia priorità di poter stare qui anche d'inverno. Ma è vero che di stati si sta bene, anche una casa più vecchia, in due, bon, il tetto e tutto sono meno bene, dice radio. Ma è vero che la gente che sta qui d'inverno si crea una legge particolare tra noi, facciamo i ripasti in casa, abbiamo un cammino e si dice di più a fare, siamo più vicini l'un dall'altro, dice la radio. C'è una legge tra i giovani e gli anziani, giusto appunto? Sì, yeah, veramente. Dice la radio che di stati, quando mangiamo insieme, mangiamo tra giovani e i più anziani mangiano tra gli. E d'inverno mangiano in quei mesi, in quei miei cugini più ciug, in cui certe volte si tede di noi, in casa siamo cinque. Certi volti o tu può darsi, ma è di più, siamo di più vicini, è particolare. La moeta c'è una differenza maggiore, Jean-Baptiste Salvatori, tra l'estate e l'inverno, posto che l'estate di un dimo quasi a 500 abitanti qui. Come si fa a gestire il paese dando? È una difficoltà? Eh beh, l'unica faccio, come l'avete detto in presentazione, l'inverno siamo a poco preso 90 e l'estate è l'ora del ritorno, faccio che la gente volta in paese, in più ci sono la gente che alloggia in qualche casa. E è una difficoltà perché, per esempio, non c'è mica parking per tutti i servitori che giungono e sicuro che l'estate c'è qualche problema per regolare un po' la vita in paese. Qua. È più è più difficile che l'inverno. L'inverno mi sembra poco e non c'è mica troppo problema. Allora, l'inverno, a questo punto, come va? Chi sono le tracce, gli arnesi messi in piazza dal comune, da Meria, per lottare appena già contro la certificazione, per far portare niente in paese, per farli stare qui? La prima cosa che è stata fatta, faceva 7-8 anni, è deva una bottega. Bon, perché noi avevamo, come si può dire, la volontà di rinascere un po' il paese, di sviluppare un po' l'attività economica e abbiamo creato una bottega giustamente perché chi invece potrebbe andare a fare commissioni qui in paese e mica parlare tutti i giorni in Aiaccio. Voilà, è una di cose che è stata messa in piazza per giustamente far che la gente potrebbe stare in paese. Di nuovo ti ho già detto che il funzionamento, come si passa? Della bottega. Sì. Al principio è stata una bottega un po' associativa, era una socia che dopo a Meria ci ha aiutato, a Meria ha aiutato Massi a bottega, mettendo a disposizione una casa, qualche sovvenzione, e poi dopo c'è stato un impiego che è stato creato, che è stato fatto, e bon, è qualcosa di importante per il paese. Che una lì a suggerire non salute, Lisa? Sì, veramente. Allora, ogni sera al caffè, in inverno un po' meno, e anche qui, anche d'inverno, c'è la gente al caffè, c'è la gente che sa fa che raccontare la sua vita a tutto il mondo, chi si scontra, chi passa un momento insieme. Di stati c'è anche, ci sono altri commerci anche in paese, per far qui, infatti. Ma è vero che a me mi gioca un po' a fare commissioni, ma di più a scontrare la gente. Allora, voi siete presidente di la Soggio, chi fa di qui allora, tutto l'anno come attività per la gente? Allora, noi, il nostro scopo è di più di fare l'animazione in paese di inverno che di stati. Perché di stati ci sono i commerci che sono aperti, lo scopo è di lasciarli
vince la moneta in faccia e facciamo un bad o chinice d'Aosto e io gli paesi teggi di sicuro è una tradizione qui in paese a Santa Maria e a Vesta di un paese ma dopo paesanti a Natale di Friaggio in cu d'aprile proviamo ogni anno a fare qualche ripasti, qualche festività. Femmo paesanti a giù provato di vasta fare di mettere in piazza una ricerca di utisore. Dunque, i nomi di Carudi, un po' la storia principale di un paese, a casa di un maresciallo Juin, la nata di messa in acqua di un madrali, sono domande a nota di ricerca di utisore. Ogni città ci partecipa. D'accordo, après cette attività, ou d'un peu basse en fouille, donc vous obligati a passare a Chafari. In tola, ciò che è importante di noi, di usola, di un pelo, un puntello economico in un po' paese, mi propongo di dividere un riposto che abbiamo fatto ieri, in cui Lionel Lujani, Yann Benard e Véronique Bourresi. Se l'è conosciuta assai d'ola oggi, di imperte, per via uso madrale. Creato nel 1965, ha scambiato completamente il visio paese che campava dando con l'agro pastoralismo. Contrastato a principio, il luogo è diventato un puntello economico per la comuna, con la messa in piazza di un centro acquagliolo su parecchi visitori che ognuno per provità di avere scura lontano la città e dell'attività a disposizione. Je voulais faire du pédalo. On a choisi de venir ici pour occuper les enfants sur les derniers jours de l'été et on regroupe, on mutualise nos efforts du coup on va dire à deux papas pour pouvoir surveiller tous ces petits enfants et ici c'est un endroit qu'ils aiment bien, il fait un peu plus frais qu'à la plage. J'étais déjà venu faire du pédalo, du canot avec mon fils, donc cette année on a le petit-fils, alors on est venu lui faire plaisir. Pedalo, kayak o voile, le tratti sono numerosi in Antaura. L'impiazzamento in un rurale è un più per accogliente locali o ben udiastro. Pur si quistato si conta una bico gara di frequentazione, il lancio ferma sempre positivo. Une légère baisse de fréquentation, surtout au début de la saison, mais après rien de dramatique. Le souci principal qu'on a eu, c'est une semaine de mauvais temps, je dirais mi-août, autour du 15 août. Ça, forcément, ça nous a un peu handicapés. Les gens ont l'air assez contents. Ils montent régulièrement et assez volontiers. A fianco a Urao, ci si trovano due baracche che propongono a mangiare durante la giornata. E questi di nuovo a mezz'ora sono pareti a profitto di una stonda vicino al fiume. À chaque fois qu'on a nos enfants, des amis, qu'on veut leur faire connaître un petit coin sympathique, pas connu du grand public, nous on les amène ici parce que c'est authentique. À l'osteria de la plage, soprattutto il giorno di urugione che ci travagliano. Qui, tutti si conoscono e i paesani sono sempre numerosi a bene ogni anno. I dolinchi sono oramai assai attaccati a Urugu e sono pareti a ritrovarsi tutte le stadine accanto a Madrale. Nous, quand on était jeunes, on passait nos étés ici justement parce qu'il y avait le lac, on s'ennuyait jamais en fait. Donc là, après, les générations prennent le relais, on a de très belles générations avec beaucoup de jeunesse justement et qui font pareil que nous. Ils restent la journée ici, on les a toute la journée d'ailleurs à la Payotte et au centre nautique et c'est magnifique. Con l'impegno dei paesani, il lago Idole è diventato un vero luogo di vita di Awali e Brunelli. Lisa, per questo suo riporto, per i due link di un luogo importante, un luogo di vita importante sul lago? Ieri ci dio a fare calare le temperature e un po' di stadi, a fare dei ritratti di noi e poi ci permette di ritrovarci e di andare a fare un po' di attività a nonta l'acqua di noi. Allora, Jean-Baptiste Salvador, come è stato creato sulla nel 1965, si appena contrastato, oggi non è più il caso? No, oggi non è più il caso, perché è vero che nel 65, quando è stato fatto, la gente non era nemmeno troppo da consenso, perché tutti i bedi chiosi sono stati negati, e, ma ora l'acqua ha trovato la sua piazza, e un più, è un bel paese, perché bon, c'è massa gente, massa turisti che colano, e faccio che è un'attività veramente importante per il paese. Quindi è veramente un attrazzo turistico importante. E una traccia turisti veramente importante. Poi ci sono qualche progetto, può darsi che lo va, c'è un club d'Aviron che può darsi sa da creare e faccio che bon, c'è massi, è qualcosa veramente importante oggi per il paese. Dove si deve stare appunto di un club d'Aviron? Beh, se mi traccia di lavorare a Nantes o di andare in l'Aviron di
club d'aviron d'Ajax ou de va bon de un peu comme si pouvait pas valer coup d'acqui quoi. Allora, Savagina è di Giacomo, poi voglio ringraziare a Boiù di essere stati invitati per questi luoghi. La settimana che viene, ringrazio tutte le squadre tecniche che ci accompagnano qui, a ringraziare Yann Benard e Lionel Lugiani per il riporto. La settimana che viene, ritroverai da Gendre Martiani per l'ultima di questi luoghi d'estate, sarai da Bancheraccia e il porto fresco, in salute. Dunque, ecco, buonasera a tutti e a presto.